Tra le sfide più significative del 14° turno di andata nel girone B di prima categoria, quella che si disputa a Frisa merita particolare attenzione, visto che si tratta di una gara ad alta classifica tra due squadre che sentono particolarmente la sfida odierna, etichettabile indubbiamente come stracittadina vista la vicinanza geografica dei due comuni interessati, Frisa e Lanciano. E il Guastameroli, seconda forza del torneo alle spalle della Battistrada Ortona, che riceve la Marcianese davanti al pubblico amico, ma con una folta rappresentanza di supporters frente a seguito della squadra che punta a raccogliere nel tempo la pesante eredità e il vuoto lasciato dalla Virtus. Obiettivi non facilmente ripetibili, ma la nuova dirigenza lancianese vuole riportare il calcio frentano a livelli più dignitosi per il proprio blasone. Per la truppa di mister Pasquini si tratta di una gara da vincere a tutti i costi, per il prestigio ma soprattutto per la classifica. La truppa in casacca orange inizia nel migliore dei modi, visto che dopo un solo giro di lancette Iarrori rompe gli equilibri castigando Veleno con un perfido rasoterra che si infila nell'angolo alla destra dell'estremo frentano. L'euforia della truppa di mister Pasquini si esaurisce in un battibaleno, visto che appena un minuto dopo la Marcianese perviene al pareggio grazie all'autorete di Di Camillo, sfortunato protagonista della deviazione sul corner di Rullo che si infila alle spalle del proprio portiere. Ristabilito il pareggio, la squadra di mister Bucci ha la concreta possibilità di sovvertire l'iniziale svantaggio, ma la dea bendata ha deciso diversamente. Al 16° ad esempio è l'incrocio dei pali a negare la gioia della rete a Carpineta, protagonista di un gran siluro dal vertice d'area. Ancor più clamoroso l'affondo successivo con i Legni che si oppongono per ben due volte alle battute a colpo sicuro di Aielli e di Odoardo in una girandola di emozioni che si accavallano in pochi secondi senza che Del Bello abbia grossi dispiaceri. Il festival dei Legni si arricchisce poco dopo con il colpo a botta sicura di Aielli che fa tremare la porta di Del Bello, ma non riesce neanche stavolta a castigarlo. Per non sfigurare al cospetto dei rivali, anche il Guastameroli sfiora il raddoppio con la rovesciata di Sciarrino che cerca di approfittare dell'uscita dai pali di Veleno, ma non ha fatto i conti con Morena che salva il risultato sulla linea di porta. La Marcianese torna a proporsi al 25° col piazzato da limite di Rullo che si spegne a fil di palo. La gara avvincente e aperta a qualsiasi epilogo torna ad infiammarsi nell'altra metà campo col siluro da fermo di Di Girolamo di pochissimo a fil di palo. Gli ospiti rispondono con la giocata di Aielli che salta un avversario con un tocco di fino ma calcia poi debolmente sull'attento Del Bello che blocca in scioltezza. Il numero 10 frentano ci riprova al 41° sfoderando una spettacolare rovesciata che fa scrosciare gli applausi in tribuna, ma il risultato rimane invariato anche sul successivo affondo di Sciarrino che non aggancia il succulento spiovente dalla destra, ma anche Veleno ci mette del suo per infiammare l'azione con una presa da brividi risolta poi in tandem con i suoi compagni del pacchetto arretrato. Anche alla ripresa dei giochi la gara rimane sempre godibile e ricchissima di spunti di cronaca. Si comincia col nuovo affondo dei padroni di casa di Di Girolamo, facile preda di Veleno che poco dopo blocca anche il siluro dal limite di Sciarrino. Gli ospiti tornano ad insidiare la porta di Del Bello con un piazzato di Del Pesco che non riesce a rinquadrare lo specchio della porta. Va decisamente meglio al Guastameroli che al torna a condurre con un poderoso stacco aereo di Sciarrino che si avventa sullo spiovente al centro di Di Camillo e fa esplodere l'esultanza della squadra di casa che un minuto dopo si ripete con Iarrori, per lui doppietta domenicale, che fa tris con un perfido interno destro dal limite d'area che non lascia scampo a Veleno. La gara sembra incanalata verso un chiaro successo della squadra di casa, ma i locali non hanno fatto i conti con la sete di rivalsa della truppa lancianese che reagisce dapprima con un nuovo infruttuoso tentativo di Aielli che viene azzerato dalla chiusura con i piedi del portiere di casa, ma la delusione per l'occasione fallita viene mitigata prontamente dalla speranza che si riaccende dopo la rete griffata da Diodoardo, a segno al 24° con un diagonale in area che piega i guantoni al malcapitato Del Bello. I padroni di casa reagiscono alla mezz'ora con Veleno che si salva distinto sul fortuito tocco del suo compagno di squadra Morena sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Due minuti dopo la Marcianese invoca il penalty per un tocco di mani di Di Camillo che il signor Mucciante non ritiene sanzionabile. Il tiro dal dischetto è rimandato di un minuto perché al 33° il fischietto pescarese assegna il penalty ai frentani ravvisando il fallo in area di Angelucci ai danni di Del Peschio. È lo stesso attaccante della Marcianese ad incaricarsi della battuta e della conseguente realizzazione che rimette i suoi sul giusto binario. Non è finita perché il Guastameroli ha un colpo di coda e torna a condurre con Sciarrino, anche per lui doppietta domenicale, che castiga Veleno con un imperioso colpo di testa su un tiro dalla bandierina. Sembra finita, direte voi, neanche per sogno. In pieno recupero con tutti i compagni riversati nella metà campo del Guastameroli, il portiere Veleno si incarica di calciare un piazzato da metà campo che si rivela fatto
fatale per il suo omologo Del Bello, sorpreso dalla traiettoria che regala l'incredibile pareggio alla truppa di Bucci. Mister Pasquini protesta con l'arbitro, ma viene allontanato con qualche secondo di anticipo dal rettangolo di gioco. Il derby passa in archivio poco dopo col pirotecnico, ma giusto risultato di parità. Siamo a fine partita a commentare questo scoppiettante derby tra Guastameroli e Marcianese, 4-4 finale, risultato probabilmente giusto, anche se dalla parte del Guastameroli e quindi di Matteo Pasquini c'è qualche rammarico perché la vittoria è sfumata alla fine e in maniera davvero rocambolesca. Un errore del portiere ci può stare in una partita, però forse il risultato più giusto era il pareggio, alla fine va bene così. Certo, il rammarico c'è perché proprio sull'ultima palla, però loro sono una bella squadra e credo che oggi abbiamo dato tutto quello che potevamo. Ripeto, onore a loro, ma grandissima prova dei miei ragazzi, non ho nulla da rimproverare. La stagione del Guastamèroli è comunque da incorniciare, questo 2016 si chiude nel migliore dei modi. Beh certo sì, l'anno scorso abbiamo centrato l'obiettivo che era quello della salvezza, quest'anno ci eravamo proposti di alzare un po' l'asticella e cercare di fare qualcosa in più. E i playoff ci possiamo credere se continuiamo a lavorare così, altrimenti quello che viene prenderemo. La Marcianese, anche se partita in ritardo, può reinserirsi nei discorsi di vertice o almeno puntare ai playoff? Bah, secondo me sì, erano già una bella squadra prima, con questi ultimi acquisti si è visto anche oggi, hanno tutte le carte in regola per rientrare tra le prime quattro sicuramente, al 100%. La pausa ci sta al punto giusto per ricaricare le pile oppure per voi è controproducente fermarvi adesso? Fermarci adesso è veramente controproducente perché la squadra girava veramente bene, si è visto anche oggi, sì abbiamo qualche infortunato, abbiamo recuperato un po' tutti, però vabbè la prendiamo, ogni anno sappiamo che è così e ricarichiamo le batterie, a gennaio ripartiamo ancora più forti di prima. Mister Bucci, che dire, una partita davvero divertente per chi l'ha vista sugli spalti, forse un po' meno per i deboli di cuore? Cardiopalma diciamo, no vabbè, più che debole di cuore, sì, è stata con capovolgimenti di fronte, più che altro con molti errori, forse anche qualche errore difensivo, di attenzioni, anche se purtroppo nel primo tempo abbiamo colpito 5 legni nel giro di 6-7 minuti, comunque vabbè ci può stare. Lei mister che ha guidato questa squadra sia l'anno scorso che quest'anno può risponderci a ragion veduta se questa formazione sta un po' lamentando il peso di avere alle spalle le sorti calcistiche di una città dal nobile passato? Ma probabilmente sì, qualcuno sì, non ancora riesce a togliersi dal groppone questa responsabilità e stiamo lavorando anche su questo, perché oggi c'è una bellezza di 300-400 persone, insomma non è poco per ragazzi che comunque sono stati sempre, quindi sì, si può stare ancora qualcuno che sente ancora un po' di paura, pressione, tra virgolette, diciamo, non è che qualcuno ce la fa pesare, però sa, qualche ragazzo lo sente, però pian piano penso che usciremo, speriamo, ma ce l'auguriamo insomma. Se si giocava magari a centriamo i legni avreste oggi stravinto la partita? Ma poi sì, poi alla fine può essere, sì, può essere un attenuante, la palla purtroppo deve entrare dentro, quindi dobbiamo stare anche là, dobbiamo essere più precisi, anche se poi i legni abbiamo tirato a portiere battuto, ma poi non si può dire niente. Il discorso che la partita poteva cambiare al contrario, andare in vantaggio, però non è detto che poi la vincevamo, questo poi è tutto comunque da vedere. Certo, andare in vantaggio di 2-1 era diverso, anche perché il morale è sempre diverso da chi è in vantaggio, perlomeno potevamo provare, almeno basta che andava diversamente. Comunque può darsi, col senno di poi tutto si può dire. Il prossimo anno vi vedrà con una piacevole novità, il 7 gennaio se non andiamo errati farete l'esordio al Guido Biondi, ulteriore responsabilità. Ma sì, no, vabbè, io non ho ancora di ufficiale, non ancora so niente, tantomeno non ancora mi comunico niente, più che responsabilità diciamo che il campo diventa un po' più ampio, no vabbè sì è una responsabilità e anche un onore diciamo anche questo, quindi i ragazzi devono trovare uno stimolo in più per fare sempre meglio, naturalmente lo facciamo con una squadra che sicuramente è blasonata e forte, lo sta dimostrando, quindi diventa problematico quello più che altro, poi il resto è sempre un onore diciamo.